Ciao a tutti, oggi breve video, vi voglio far conoscere questo tipo di materiale qua che a me piace particolarmente. Esistono anche di tanti colori, io l'ho provata bianca e io lo uso per fare gli stampini. Questo si chiama Plastic Clay Oyumauru. Vedete questa? Poi vi metto il link dove l'ho acquistata io. Questo va immerso nell'acqua bollente per 3 minuti, si scioglie e poi è modellabile. E farò il calco di questa farfalla. Io faccio un calco, però si può fare anche qualsiasi altra cosa, abbellimenti e cose varie. La cosa anche bella di questo è che se non vi piace o vi siete stancati di una certa cosa, lo riemergete nell'acqua calda e fate un altro stampo o un altro abbellimento, o anche se non viene bene la prima volta, potete provare una seconda volta. Questo mettendo nell'acqua calda tutte le volte che volete si rimodella. Ora vi faccio vedere. Io prendo un bicchiere e delle pinze per prendere su. Ora mettiamo l'acqua bollente. Anzi, intanto apriamo uno. Vedete? Metto dentro e metto l'acqua bollente. Lascio in immersione un attimo, circa 3 minuti. Io ne ho messo uno, però se volete fare pezzi più grandi ne potete mettere due o piccoli, lo tagliate a metà. Bene, io vedo che è già abbastanza morbida, sono passati 2 minuti solo. Però è già modellabile, infatti se vedete già si modella, vedete? Mettiamo un altro pochettino, mi raccomando prendete su con delle pinzette perché sennò vi bruciate. E altra cosa, dovete metterla in un pentolino o in un bicchiere che poi userete solo ed esclusivamente per questo, non ci potete più bere o mangiare. Se usate dei pentolini. Ora modello un attimo. Faccio una pallina. E prendo la mia farfalla e la spingo in questa maniera. Lascio ad asciugare un attimo che si indurisca ed ecco qua il mio stampino con la farfalla. Vedete, è abbastanza morbido. Se vi sembra che non sia venuto bene, vedete, riemergete, lasciate ammorbidire un altro po'. Ormai l'acqua si è comunque agghiacciata e prendete e rimodellate. Quindi questo è riutilizzabile tutte le volte che si vuole. E poi rifaccio la pallina.
metto ancora la mia farfalla. Lascio a raffreddare. Mi raccomando, devono venire tutti i dettagli, quindi spingete giù bene. E aspettiamo che si raffreddi. Vedete? A me piace molto questo tipo di pasta. Io penso che per chi fa scrap o anche bijou, questo è un'ottima soluzione agli stampi di rubaforma. Questi i dettagli vengono abbastanza. Io l'ho provata e poi vi farò vedere dopo con la pasta di mais, vengono benissimo. Io spero di essere stata utile a farvi vedere questo nuovo materiale per me, poi magari alcuni di voi già lo conosceva. Non costa tanto, quindi è abbordabile, perché io ho preso quelli da 12 pezzi e ho speso 7 euro, poco più, mentre ce ne sono di tanti colori e costano, sono due e costano 1,99 circa. Comunque, come ho detto, vi metto il link nel box dove li potete trovare e ciao al prossimo video!